velocità medie ridotte di 15 e massime di 23 km orari, con una diminuzione di 30.000 infrazioni al giorno, cioè circa il 75% del totale, e un numero di sanzioni pari a zero. Sono i risultati resi noti dopo 8 giorni di rilevamenti in due arterie importanti del traffico nella città di Orte, effettuati nell'ambito del progetto Noi Sicuri. Un programma che lo scorso novembre ha comportato l'installazione di 30 dissuasori di velocità VeloHoc, con l'obiettivo di indurre gli utenti della strada a rispetto dei limiti e delle regole. Abbiamo i primi risultati di questa sperimentazione a Orte, che ricordo è il primo progetto importante nella provincia di Viterbo, quindi riveste un carattere molto, molto particolare. Si è riscontrato un calo delle infrazioni di circa l'80%, quindi sulle strade monitorate effettivamente c'è un rispetto molto maggiore delle regole. Ovviamente quello che gioca è il timore della sanzione, ma ripeto, è solo per adesso un timore, perché pur non avendo elevato nessuna sanzione, l'amministrazione ha ottenuto una riduzione molto molto consistente delle infrazioni. Poi ci sono tutta una serie di attività che sono legate invece all'aspetto culturale del problema, quindi a far capire ai cittadini, agli automobilisti, il perché bisogna rispettare le regole, non solo perché evidentemente si deve paura della sanzione, ma perché è importante per la sicurezza di tutti fondamentalmente. Altro momento importante del progetto, infatti, la condivisione con i cittadini in un lavoro congiunto con amministratori e forze di polizia per accogliere eventuali dubbi, dare chiarimenti, oltre che presentare gli obiettivi e i risultati raggiunti. Non è un progetto da parte dell'amministrazione per fare cassa, perché non è questo il nostro obiettivo, ma il nostro obiettivo è quello di educare, diciamo, i cittadini ad andare piano, perché noi abbiamo un territorio abbastanza disomogeneo e quindi delle zone che sono frequentate da bambini, da scuole, nei punti strategici dove sono praticamente posizionate tutte queste macchinette. E ripeto, in questi ultimi giorni vediamo che c'è molta attenzione da parte dei cittadini, forse per la paura di essere contravvenzionati, però diciamo sta funzionando abbastanza bene.